tutti, grazie agli organizzatori del convegno per l'invito che ci è stato rivolto ed è l'occasione più che altro per approfondire un pochino quello che è l'intervento da parte di Bugio, del centro protesi, anche attraverso i suoi punti satellite, i punti clienti ausili, nell'ambito del, noi la chiamiamo l'assistive technology, con particolare focus proprio sulle, mi sentite male, mi avvicino di più, particolare focus sulle cucine accessibili, sull'arredo accessibile, a cui un aspetto a cui io tengo molto, e in particolar modo anche poi il controllo con la domotica, quindi il controllo cosiddetto ambientale. Faccio una piccola premessa fondamentale. Molto spesso Budrio viene associato ad un'utenza principale che è quella della persona amputata. Come area ausilio del centro protesi, al contrario, noi ci rivolgiamo anche alle persone amputate che hanno bisogno chiaramente di ausili, ma principalmente a persone che hanno subito delle lesioni midollari, delle persone che hanno subito dei traumi cranici, persone che quindi presentano deficit motori, sensitivi, disfunzioni autonomiche, quindi problemi di continenza e incontinenza, e anche deficit intellettivi o cognitivi laddove per esempio c'è stato un trauma cranico. Questo vuol dire che nel momento in cui dobbiamo intervenire per un miglioramento della qualità di vita di queste persone, bisogna fare una valutazione a 360 gradi dei loro aspetti di vita. È quello che noi indichiamo come una visione olistica, che poi è quello che ci caratterizza, cioè quello di andare a casa di una persona e andare in qualche modo ad analizzare per ogni aspetto cosa noi dobbiamo fare e come possiamo agire, conoscendo quali sono le soluzioni tecniche per quel problema. Ed è per questo che abbiamo acquisito delle competenze specifiche che riguardano gli ausili per la mobilità, parliamo di carrozzine manuali, carrozzine elettroniche, ma pensiamo anche agli ausili ad alta tecnologia, ad alto impatto tecnologico come gli ausili sportivi. Nella foto vedete il nostro, io lo chiamo eroe, comunque il nostro campione plurimedagliato Vittorio Podestà, ho messo la foto sua proprio perché alla fine noi vedremo il camper accessibile che è stato adattato per consentirgli di fare l'allenamento, grazie anche al contributo di INAIL. A sinistra vedete un altro aspetto a cui io tengo poi particolarmente, che è quello del ritorno alla guida, il ritorno dell'autonomia guidando un veicolo, e vi ho portato in anteprima un nuovo sistema per la guida di un'auto omologato in Italia il 15 settembre 2015 anche con il supporto del centro protesi, che consente la guida di un'auto senza l'utilizzo delle braccia. Quindi significa che una persona che presenta una malformazione congenita, una genesia, entrambi gli arti superiori, riesce a guidare la macchina accelerando e frenando con la gamba destra e ruotando il volante con la gamba sinistra. Non so se avete visto, fa anche un po' impressione sinceramente la guida, però è veramente un'opportunità assoluta. Abbiamo poi esplorato e abbiamo sviluppato anche delle competenze nell'ambito appunto degli ausili informatici, quindi parliamo di accessibilità al computer e sappiamo quanto ciò è importante, e anche gli ausili domotici, e di questo parleremo successivamente. E per ultimo, nell'ambito del settore cura e igiene alla persona, dove ci occupiamo delle problematiche legate alla continenza e all'incontinenza, trattiamo anche l'arredo accessibile, quindi come la persona può gestire un bagno, come la persona può gestire un ambiente comune come può essere un salotto, e per finire all'ultimo, nella parte finale della presentazione, vedremo anche come si presenta una cucina accessibile, visto che nel famoso regolamento per la fornitura di dispositivi tecnici è previsto l'intervento di INAIL anche per questi aspetti. Questa slide io la porto sempre con me, chi mi conosce, chi mi ha seguito in altre presentazioni sapete come tengo a questi aspetti. Noi parliamo sempre di alta tecnologia, oggi vediamo le app, vediamo il controllo ambientale, vediamo dei comandi vocali, la tecnologia va avanti ed è bene che chiaramente si vada a migliorare. Non ci dimentichiamo però che il nostro utente spesso ha poca familiarità con la tecnologia. Molto spesso ci sono delle soluzioni a basso costo, e chiamiamolo noi a low technology, che comunque riescono a far fare grandi cose alle persone. Pensate ad una pinza prensile per afferrare un oggetto che cade dalla carrozzina, pensiamo ad un'impugnatura di una forchetta, di un coltello che consente di mangiare in autonomia. Pensiamo, io lo porto sempre nel cuore questo esempio perché ci sono parecchie persone che non sapete quante volte mi hanno ringraziato, semplicemente per avere una base dove appoggiare le carte per poter giocare a carte quando manca un braccio. E poi ci sono anche questi aspetti. Questi aspetti come quello che vedete nel filmato, in collaborazione con Giuseppe, che è questo nostro assistito di Padova, che si è infortunato all'età di 17 anni e che è diventato un po' il nostro tester tecnologico. Lui è un informatico e addirittura è diventato anche un progettista di CAD CAM, e con lui abbiamo seguito la fornitura di questo braccio robotico.
passiamo al concetto di manipolazione assistita, che ha fatto grandi passi avanti grazie proprio allo sviluppo che c'è stato nella robotica. Vedete, noi abbiamo in qualche modo un manipolatore che è un apparecchio prensile collegato ad un braccio a 6 gradi di libertà, che consente di afferrare un oggetto e di portarlo comunque dove si vuole. Considerate che Giuseppe ha una lesione molto alta, una tetraplegia molto alta, per cui lui riesce a muovere solo la testa, il collo e la testa, braccia e arti inferiori sono completamente paralizzati. Quello che vedete invece a destra nell'immagine è il nuovo braccio robotico che andremo in sperimentazione, che sperimenteremo a Centro Protesi nei prossimi 3-4 mesi, con l'idea di compattare questo braccio all'interno di una carrozzina in maniera tale che possa agevolmente passare anche attraverso le porte e utilizzarlo anche nella versione cosiddetta outdoor. Considerate che la parte di intervento da parte del Centro Protesi nel braccio robotico di cui vedete il filmato è stato lo sviluppo di un software specifico perché lui potesse utilizzare il braccio con il comando originale della carrozzina, che è quel sistema a mento che vedete qui e che si vede, l'ho evidenziato con il mouse. Introduco quindi un nuovo concetto fondamentale quando parliamo di assistive technology ed è quello dell'interfaccia di comando. Ed è in questo che noi siamo bravi, lo dico non con presunzione ma in questo caso con l'obiettività. Cioè noi in qualche modo andiamo sempre a valutare quello che può essere l'interfaccia, cioè il tramutare l'abilità residua della persona, che può essere anche un semplice movimento di palpebra, in quello che è un'azione e che diventa un input per un sistema di controllo. Può essere quindi un sistema di movimento con il capo, adesso stiamo in sperimentazione con un assistito di Empoli, di una nuova carrozzina elettronica dove i comandi sono cosiddetti comandi occipitali, sono gestiti con il capo, per cui muovendo la testa leggermente a sinistra, leggermente a destra con dei sensori di prossimità, riusciamo comunque a gestire la carrozzina elettronica. Il mini joystick, 100 grammi, muoviamo una leva, quindi minima forza delle mani, problemi anche a livello prossimale, riusciamo comunque a gestire una carrozzina e tanti altri input come vedremo successivamente. Se si sono fatti tanti passi avanti sulle interfacce di comando, è chiaro che quello che ha rivoluzionato un pochino il mondo dell'high technology è sicuramente, come abbiamo visto anche nelle presentazioni precedenti, l'utilizzo dei tablet e degli smartphone. Questo perché? Perché sono dei sistemi estremamente compatti. Sono dei sistemi che adesso, grazie anche all'intervento dei costruttori di smartphone, colloquiano con le carrozzine attraverso dei specifici moduli Bluetooth. Io che il sistema di controllo della carrozzina, l'interfaccia utente-macchina che abbiamo visto precedentemente, è lo stesso sistema che dà l'input al sistema di controllo. E in questo caso il tablet diventa il sistema di controllo. E quindi la persona se lo può portare via con sé, sono strumenti potenti come i PC per cui si può chiaramente navigare su internet, quindi contenuti multimediali e quant'altro, e poi si possono sviluppare, come abbiamo visto proprio prima, delle app specifiche. Lo vedremo anche meglio poi con la presentazione del caso di Samuel. C'è la possibilità adesso di avere delle app, e una fra l'altro l'abbiamo sviluppata anche noi del Centro Protesi, delle app per poter gestire non soltanto le singole utenze del domicilio, ma i cosiddetti scenari. Scenari significa che se per esempio io voglio che soltanto alcune utenze siano utilizzate la mattina, io imposto il sistema perché si accendono soltanto per esempio alcune luci. Lo scenario spegni tutto fa sì che la persona disabile che è da sola in casa e deve uscire di casa, con un solo pulsante chiude luci, chiude le tapparelle, chiude le finestre e successivamente si chiude anche la porta. Questa l'abbiamo sviluppata tra l'altro nell'ambito del protocollo MyHome con un'azienda leader nella home automation, un'azienda italiana che ci ha riconosciuto anche il lavoro, un po' di orgoglio anche del Centro Protesi, vedete qua dove ho evidenziato con questa casellina, veniamo citati nel catalogo nella collaborazione che è nata nello sviluppo di uno specifico telecomando nella gestione di 6 utenze che può essere gestito da persone con tetraplegia grave. Abbiamo quindi introdotto il concetto della domotica. La domotica la possiamo definire, secondo quello che è una definizione ormai un po' consolidata, come il punto di unione tra l'adeguamento della persona all'ambiente domestico e l'adeguamento dell'ambiente domestico, il cosiddetto ambiente accessibile, alla persona stessa.
Che cosa si può controllare? Qua vado veloce perché parecchi di voi già lo conoscono, questi aspetti, già li conoscono questi aspetti. Si può gestire chiaramente l'ambiente, c'è l'aspetto della comunicazione dell'informazione, c'è l'aspetto della sicurezza, c'è la gestione degli apparecchi domestici, non mi dilungo, ma voglio evidenziare invece quello che può essere il contributo che noi insieme alla sede INEL possiamo dare su questi progetti di domotizzazione dell'ambiente domestico. Abbiamo elaborato una cosiddetta checklist domotica che secondo noi dovrebbe essere assunto un pochino da tutte le equipe multidisciplinari delle sedi INEL, perché bisogna chiaramente individuare, come si diceva anche all'inizio della mia presentazione, innanzitutto le esigenze. E poi andare a indagare nell'ambito dell'ambiente domestico e quindi nell'ambito delle interazioni socio-familiari come andare effettivamente a trovare le migliori soluzioni tecniche. Se per esempio l'assistito ha poca familiarità con la tecnologia e lo stesso il caregiver, l'accompagnatore, chi si prende cura di lui, è chiaro che un sistema domotico estremamente complesso sarà poi di difficile gestione successivamente. Oppure se andiamo a vedere una casa che si trova sul picco della montagna, come è capitato anche nella zona del Trentino, e non ci sono neanche le connessioni ad internet, è chiaro che il lavoro deve essere completamente tarato e studiato e progettato per una struttura che non presenta una connessione ad internet. Bisogna andare a capire come sono chiaramente gli impianti originali, come sono gli infissi, come sono le porte, e quindi noi andiamo con l'equipe della sede a indagare in ogni ambiente del domicilio proprio per andare a capire qual è la soluzione più funzionale per le esigenze della persona. L'aspetto fondamentale in questi casi è soprattutto se la persona utilizza o non utilizza la carrozzina elettronica. Perché se utilizza la carrozzina elettronica dovrà uscire di casa, quindi si dovrà necessitare di un ascensore, un sistema di controllo di apertura dell'ascensore, un sistema di controllo di apertura delle porte e così via. Se per esempio la persona è principalmente allettata, probabilmente l'esigenza più alta che ha è quello di stare a letto e vedere la televisione, oppure connettersi a internet e parlare con gli amici, non certo quella di uscire fuori casa. Ecco, ho riepilogato in questa slide molto velocemente quello che, perché non tutti sono chiaramente a conoscenza del regolamento INAIL, voi sapete che l'articolo 42 è prevista la fornitura degli ausili domotici con una possibilità di rinnovo quinquennale e si va a intervenire, a parte le opere murarie e altri aspetti che chiaramente riguardano altre tipologie di intervento, si può intervenire per quanto riguarda le aperture porte, tapparelle, TV e così via. È previsto anche un intervento con un tetto massimo di 15.000 euro per quanto riguarda le cucine accessibili. In realtà già l'articolo 39 del nostro regolamento prevede la fornitura di arredi accessibili. Sono nei tempi, sì? Più o meno sì. Ecco, che cosa è importante? No? Adesso approfondiamo proprio per 3 minuti il concetto di cucina accessibile. Cosa è importante? È importante avere delle facilitazioni verticali, facilitazioni orizzontali. E più importanti sono le facilitazioni verticali, perché dobbiamo pensare che qualsiasi progetto noi andiamo ad impostare è un progetto che nasce per tutti, il famoso design for all. Cioè dobbiamo pensare a degli strumenti che possono accessibili per la persona che è seduta in carrozzina, ma per la persona che si trova in piedi e che quindi chiaramente non può avere un pensile troppo basso, perché altrimenti si troverebbe in difficoltà anche lui. Quindi ci saranno dei sistemi a movimentazione verticale, come quelli che vedete in questa immagine, in maniera tale che la persona che normalmente in carrozzina raggiunge un'altezza di 130 cm possa agevolmente arrivare all'anta, possa arrivare comunque al pensile e utilizzare i vari oggetti. L'importanza anche dei piani di lavoro, è chiaro che una persona seduta in carrozzina ha un'altezza media di 55 cm, per cui il piano di lavoro deve essere o a regolazione in altezza o tale che anche un'altra persona seduta possa mangiare in maniera comoda. Infatti ho portato poi un filmato, e poi torniamo indietro, che dà un'idea un pochino di come può essere strutturata una cucina accessibile. Vedete una cappa che può essere azionata con un telecomando, domotizzazione dell'ambiente cucina, un piano di lavoro che è un piano cottura e lavello che è a regolazione in altezza, con un sensore chiaramente il piano di lavoro si ferma proprio per non schiacciare le gambe. Abbiamo visto il pensile che elettricamente sale e scende, così come l'apertura dell'anta facilitata, molto comodi poi questi sistemi di traslazione eventualmente per l'utilizzo delle posate. Un altro esempio di intervento che abbiamo fatto per una signora, fra l'altro di Roma, è quella di una facilitazione, per esempio la persona desiderava cucinare per i propri figli che sono in età scolare, un'emiplegia a seguito di un trauma cranico, quindi utilizzo valido dell'emisoma destro, braccio e gamba destra, problemi all'emisoma sinistro. L'unica operazione su cui aveva estrema difficoltà era scolare la pasta.
Quindi si è fatto un intervento con questo braccetto dove viene in qualche modo, diciamo così, imbragata la pentola, per cui la persona soltanto con il braccio destro afferra, con degli snodi chiaramente c'è un alleggerimento del peso della pentola stessa, afferra la pentola, la porta sul lavello e fa questo tipo di rotazione per poter scolare la pasta. Sono piccoli esempi proprio per dire come a volte anche delle, appunto, delle soluzioni tecniche non estremamente complesse comunque danno molta soddisfazione. Questo è un esempio di cucina che abbiamo realizzato nella provincia di Pescara. Come vedete anche il forno, anzi lo vediamo meglio qui, in alto a destra, deve avere gli elettrodomestici, devono avere delle caratteristiche particolari. Pensate alla persona in carrozzina che deve andare a toccare qualcosa di caldo all'interno del forno, se c'è l'anta che è abbassata è chiaro che è tutto molto più complesso. Se invece l'anta è retrattile, allora a quel punto là la persona va a diretto contatto con il cibo che è all'interno del forno. Abbiamo parlato della cucina, ma nell'arredo accessibile c'è anche il concetto per cui possiamo avere nel soggiorno degli spazi di lavoro adeguati, possiamo avere dei servetti, che sono queste asta portabili che elettricamente possono scendere in maniera tale che la persona in carrozzina possa afferrare gli abiti, e poi dobbiamo sempre pensare ad avere degli spazi comuni. Vedete anche qui lo spazio che c'è per il trasferimento sul letto deve essere uno spazio ampio per consentire la massima movimentazione della carrozzina. Introduciamo un altro concetto che è quello della visitabilità. Gli interventi che noi spesso facciamo contemplano anche, pensiamo per esempio all'ambiente soggiorno, contemplano anche eventualmente una visitabilità da parte di altre persone che sono in carrozzina, perché la socializzazione avviene spesso anche fra le persone che sono in carrozzina e quindi non dobbiamo seguire soltanto l'intervento per il nostro assistito, ma pensare anche che la persona possa ospitare tante altre persone all'interno di un ambiente comune che sono in carrozzina. E in ultimo, come vi avevo promesso, vi concludo proprio con la presentazione del camper accessibile di Vittorio. Vedete in alto a sinistra abbiamo il gavone dove lui sistema la sua handbike, Podestà non so se lo sapete, è un plurimedagliato, sia un campione paralimpico che è stato campione mondiale anche all'ultimo mondiale di Knoxville, con ben 3 medaglie d'oro. Noi come Budro lo seguiamo per quanto riguarda la fornitura dell'handbike, che chiaramente è un handbike di altissima tecnologia. E chiaramente poi per quanto riguarda gli allenamenti, gli spostamenti per gli allenamenti, c'è il problema dell'accessibilità e quindi il camper che vedete è stato dotato di una pedana per poter entrare in autonomia, abbiamo tutti gli spazi chiaramente allo stesso livello con la larghezza tale da poter consentire il passaggio con la carrozzina, abbiamo chiaramente anche un bagno per quanto piccolo accessibile con uno sgabello doccia dove la persona può seguire la propria igiene personale. La foto di Vittorio agli ultimi mondiali di Knoxville ad agosto del 2015 e questo è il ringraziamento insomma, che ha fatto noi del centro protesi e ha portato la sua maglietta con le sue medaglie paralimpiche e abbiamo fatto questa foto insieme. E questo in qualche modo concludo proprio il mio discorso con questa foto, è in qualche modo un preambolo e anticipiamo quelle che poi le successive presentazioni, in particolar modo il caso di Favo Samuel, un ragazzo che io conosco da tanti anni, una famiglia fantastica. Lascio la parola a Nicoletta, e poi insomma se ci saranno delle domande siamo qua a disposizione. Grazie a mille.